L'arma del ritardo. Una sera, dopo il termine della divina liturgia e dopo che il sacerdote, esausto per aver ascoltato le confessioni e sentito i vari peccati, andò a casa. Appena fatto cena, se ne andò a dormire. Ma nella sua camera, in fondo al letto, trova un ospite indesiderato. Era Satana. Il prete gridò e si fece il segno della croce, ma quell'ospite gli disse: «Attento, brucio quando fai il segno della croce». Il prete gli disse stupito: «Non puoi essere tu». Lui rispose: «Sì, sono proprio io, il diavolo». Il prete gli disse: «Cosa vuoi?». Satana rispose con calma: «Ho deciso di pentirmi e intendo vendere le mie armi». Il prete rispose con una risata: «Come intendi pentirti? Non può essere». Satana gli disse: «Lascia perdere adesso. L'importante è che tu raccogli dal popolo i soldi per poterle comprare. I peccati vengono da me, quindi non farò cadere più gli esseri umani nei peccati. Così si avvicineranno a Dio e avranno il regno dei cieli. Questo è ciò che vuoi, vero?». Il prete gli disse: «Sì, ma cosa venderai? E a che prezzo li venderai?». Satana rispose con tristezza, perché stava per rinunciare alle sue armi: «Venderò i peccati della lingua, inclusi insulti, bugie, imprecazioni e pettegolezzi, per $1.000.000. E venderò rabbia, saccheggi, furti e omicidi, per $2.000.000. Venderò i peccati di impurità derivanti dalla fornicazione e dai pensieri malvagi per $3.000.000 e venderò», continuando a elencare i vari peccati che rappresentano le sue armi più potenti. Il sacerdote acconsentì senza trattare il prezzo, convinto che i peccati nel mondo sarebbero finiti. Ma Satana continuò dicendo: «Terrò per me solo un'arma». Il prete si arrabbiò e disse: «Non eravamo d'accordo su questo, ingannatore». Satana rispose: «Non posso assolutamente fare a meno di lei, perché lei è la mia unica speranza». Il prete disse incuriosito: «Che cos'è quest'arma?». Satana rispose in confidenza: «L'arma del ritardo». Il prete disse sarcasticamente: «È questa la tua arma più potente?». Satana disse con orgoglio: «Certamente, il ritardo è un'arma che non fallisce mai. Quando convinco il giovane che la confessione non era importante, mi risponde con forza, ma quando gli dico: la confessione è importante, ma non ora, puoi farla dopo gli esami, quando hai tempo, il giovane si convince a sostenere le mie parole. E quando gli esami saranno finiti e saranno arrivate le vacanze, organizzerò per lui un viaggio, poi un lavoro, con il computer, tramite internet, eccetera. Quindi la confessione viene rimandata. Così gli rubo i giorni finché si trova senza confessioni per mesi e anni. Quindi si raffredda e non pensa più alla confessione. E quello che faccio per la confessione lo faccio anche con la lettura del Vangelo, la preghiera e la presenza alla messa, eccetera». E il sacerdote si svegliò dal sonno e fece il segno della croce dopo aver capito i trucchi infernali del diavolo. Caro ascoltatore, sai ora qual è l'arma più efficace di Satana, con cui combatte tutta l'umanità? È l'arma del ritardo. Ritardare l'avvicinamento alla riconciliazione con Dio. Stai attento e non rimandare a domani quello che devi fare oggi.